Buongiorno gente, sono Larus, con qui su ROM 2 Total War con i nostri ateniesi. Nell'ultima puntata ho preso Segestica, un insediamento di non mi ricordo che tribù. Non mi ricordo per niente. Comunque, così abbiamo continuato la nostra conquista e ci stiamo dirigendo a Singidum dei Scordisci, città principale dei Scordisci. Dopo la conquista, se riuscirò a conquistarla, ovviamente, partirò a nord a prendere Akinik, Akink, Akink, insediamento dei Eravisci. Vediamo un po' come me la cavo. Hanno un esercito un po' grande attorno, i lupi ululanti, e dopo altri eserciti un po' così, però non hanno unità di spada, hanno diciamo unità spammone, quindi forse non dovrebbe essere tutta sta difficoltà. Vediamo un attimo. Telecamere spente, oltretutto ho iniziato la produzione di vari edifici agricoli. Anzi, devo iniziare un po' alcuni. Mi ero dimenticato. Perché ho notato che purtroppo sono un po' messo male con cibo. Sono nel pieno di una carestia e in giro di 3 turni riuscirò, credo, a rimettere tutto a posto. Ovviamente la situazione sta degenerando lì grazie al cibo. Ovviamente un po' tutti mi stanno odiando, però pazienza, non ci posso fare nulla, dai, capita. Io direi di mettere intanto panem e circensem sia qui che qui, che così aumento anche il cibo e i vari insediamenti. Sì, qua hanno messo panem e circensem e non posso più fare altri editti. Molto bene. Credo che possa bastare. Ovviamente dopo aver messo a posto un po' il cibo, dovrò pensare anche a mettere a posto l'economia, innanzitutto. E dopodiché la cultura dei nuovi insediamenti conquistati. Adesso non ci ho fatto tanto caso alla cultura, perché in tutti gli insediamenti che ho conquistato c'era prevalenza ellenica. Però adesso che andrò a conquistare insediamenti Celti e barbarici in generale, dovrò pensare alla cultura che potrebbe essere un fattore abbastanza importante. Dovrei costruire vari templi, cose del genere. Devo un po' controllare perché è una meccanica che mi sfugge, devo un po' capire come, cosa si fa, cosa si dovrebbe fare. Ma non dovrebbe essere nulla di troppo difficile, credo. I cimmeri stanno diventando un problema. Perché inevitabilmente diventeranno soprattutto un problema per me e per il ponto. Per il ponto credo che lo sia già, e di conseguenza diventerà un problema per me. Perché? Innanzitutto loro stanno prendendo tutte le regioni al nord del Caspio. No, del Nero, del Mar Nero, scusate. Forse si stanno anche dirigendo nel Caspio, non lo so. E stanno diventando abbastanza potenti. E sono oltretutto potenti a livello militare perché hanno unità tipo ellenico, quindi hanno pliti, falange, però allo stesso tempo possono reclutare pure unità delle steppe, tipo arcieri a cavallo e arcieri molto potenti, e se utilizzati assieme, possono fare il culo. Oltretutto il ponto mi serve come alleato, mi serve un forte alleato a est. Intanto c'è il rapporto di logoramento che è elevato, però abbiamo ristabilito la situazione col cibo. Poi si è emanato 2 editti, aumento gli aiutanti, bardo gallico, molto bene. Ora vediamo se riusciamo a far disertare un agente nemico con la tentazione. L'abbiamo ostacolato. Non potrà fare nulla per il prossimo turno. E iniziamo a mettere un assedio. Scala pioli per 4. Ah. Danno le scala pioli in automatico oppure io ho messo qualche mod che non so, per sbaglio. Io metto mod, tolgo, faccio un po' di casini. Quindi vedo un po' che cosa fare. Intanto, ingegnere militare, che cosa mi dà? Costi di costruzione. Ma direi di puntare più che altro su eroismo.
che aumenta la possibilità di uccidere nei duelli con Giacinto ed ho anche strega. Bene, che così ci mette meno tempo a guarire le ferite. Vorrei attaccarli subito. No, ancora un turno e loro si arrendono in teoria. Quindi aspetto un turno. Ovviamente una battaglia campale, per quanto possa essere interessante, non la... preferisco evitarla. Come disse Sun Tzu, la battaglia migliore, anzi la battaglia perfetta, è quella che non si combatte. Si vince senza combattere, appunto. Non è un messaggio pacifista, tutt'altro. Intende... avete capito, va, non ve lo spiego. No, comunque intende che l'importante è raggiungere la vittoria utilizzando meno possibili i propri uomini, uccidendo meno persone possibili. Però non è un discorso pacifista, è un discorso più che altro di risorse umane, di spreco di risorse. Quindi, leggete pure l'arte della guerra di Sun Tzu che sì, io sono abbastanza uno fissato con la storia, con la scienza militare, però anche per la vita di tutti i giorni credo che sia un buon testo, oltretutto anche un po' per cultura generale, credo che possa far bene. Tanto abbiamo aumentato l'abilità Teofane a Cirene e vorrei guardare un attimo la mappa. Bene. Ricapitolando, sto assediando Singidum. Dopo andrò in Pannonia a prendere Akink. Dopodiché, avevo idea di invadere l'Italia, tutta la penisola italica. Però non so dove partire, perché effettivamente ci sono due fazioni molto influenti in Italia. La Cisalpina da un lato e ovviamente Roma dall'altro. La Cisalpina credo che sia veramente potente. E Roma ovviamente non scherza. Però, secondo me, non so che cosa mi conviene attaccare prima. Perché sì, se attacco la Cisalpina da nord possono contrastarmi in queste vallate. Però, allo stesso tempo, se attacco l'Italia via mare, se attacco prima Roma via mare, mi viene un po' più difficile perché innanzitutto ci sono i romani che possono avere una flotta bella potente e magari a Brindisi mi blocco. Se mi bloccano a Brindisi mi sa che non riesco più ad avanzare. Però bisogna dire che se attacco prima l'Italia e riesco a togliere Roma, riesco a tagliare completamente la linea di rifornimento, cioè linea di rifornimento no, però riesco a tagliare il regno dei Veneti in varie zone. Quindi mi verrà più semplice ovviamente attaccare la Sicilia, la Sardegna e la Corsica per poi dopo attaccare sia dall'Illiria e sia dall'Italia queste regioni qui. L'unica cosa è che devo vedere effettivamente quante truppe hanno i romani. Perché adesso che ci penso forse lo sbarco a Brindisi per poi dopo prendere la Corsica e andare poi dopo a nord potrebbe essere la scelta migliore. Però ci sono sempre i Veneti, che dopo mi saranno un problema. Ovviamente se attacco da nord non dovrei avere troppi problemi. Tipo se vado a nord prendo Patavium, Mediland e infine Genova. E poi dopo l'unica cosa è che devo spostarmi a sud con la flotta e potrebbe essere un problema perché se Roma è alleata con Siracusa potrebbe attaccarmi da due fronti e anche andando a nord. Se invece faccio un attacco abbastanza veloce riuscirei a prendere Brindisi abbastanza in fretta. Venduta per Brindisi direi perché sì, meglio attaccare Brindisi prima e poi dopo pensare ai Veneti dopo. Sì, secondo me è la scelta migliore. Poi ovviamente ci potrebbe essere sempre qualche altra tattica, però mi sa che se riesco a prendere Brindisi. As long as Roman strength remains, we would be honored to count you as friends and more. Però non potete dirmi questo, perché passo 2 minuti della mia vita e negli ultimi video passo momenti a discutere su come vi dovrò attaccare
E adesso vi chiedete un'alleanza, guarda che mi fate sentire uno stronzo. The Senate had accounted you among the wise. I see they were mistaken. Per carità, mi dispiace, perché forse un'alleanza con i romani potrebbe essere una buona scelta, però i romani ovviamente non posso tenerli lì da parte. Innanzitutto l'Italia la voglio prendere, e dopodiché voglio prendere un po' tutto il mondo alla fine, però l'Italia è la prima cosa dopo la Dacia, dopo la Pannonia. La Dacia forse un po' dopo la prenderò, però l'Italia la devo prendere. Puoi prendere Roma. There is much to be said for generosity between friends. It profits both parties. Don't you agree? Io però non riesco a non ridere a volte quando sento la voce di certi doppiatori di Rom 2. Fanno molto ridere alcuni. Che dire, fatti un'aggressione, sì, però soldi. Niente soldi così. No, ma che brutto. Comunque credo di essere il regno più grande. Sì, molti voi diranno, Larus, Atene era una democrazia. Anzi, in parte era un'oligarchia, poi democrazia. Beh, non ci voglio di parlare di queste cose qui, però non è un regno, però è sotto la mia dittatura, ricordate. Quindi, ciccia. Tanto, conquistata l'Italia, dopo dove si va? Secondo me verso le steppe. Intanto l'Anatolia, sì, magari. Ah, abbiamo conquistato Singidum, non ci hanno attaccato, strano. Occupiamo oppure abbattiamo, che così togliamo la cultura nemica. E direi di abbattere. Aumenteremo a 1000, diciamo, tutto quanto alla fine, perché l'ordine pubblico ovviamente non sarà buono, però dobbiamo farlo, ovviamente. Ora, asse gestica devo anche migliorare queste cose qui, un po' di soldi ne ho. Innanzitutto iniziamo con il convertire a una città ellenica. Villaggio barbarico a un villaggio ellenico. E convertiamo tutto quanto. Sta cosa qui direi di distruggerla. Perché così ricostruisco tutto da zero da capo. Direi, innanzitutto, un terreno consacrato. Dopodiché si può partire con l'agorà. E dopo ancora, una periferia. Volevo rendere questa regione qui abbastanza produttiva. E oltretutto un esercito, cioè voglio creare più che altro tutte le truppe al centro del mio impero, ovvero Atene. E anche Pella, diciamo. Pella è la seconda capitale, direi. Però Atene, ovviamente Atene. Noi siamo Atene, la capitale è Atene. Ok, direi che così può andare. Tanto possiamo aumentare qui un po' tutto. Pulpudeva. Aumentiamo un po' il villaggio ellenico. Qui e qui. Siamo in bancarotta. Vabbè. Prossimo turno riprendiamo tutti i soldi che abbiamo perso. E andiamo subito, senza indugio, contro questi qui. Beh, io direi di non attaccare su in campo aperto. Credo che il risultato sia ovvio a tutti, quindi. Ucciso, morto. Pam pam. Eccolo qui. Bene, sono rimasti 11. Schiavizziamoli, dai. Poi dopo spostiamoci. Ah, non possiamo spostarci. Non importa. Tanto il generale. Oh, direi di fare un generale come generale. E ok, intanto. Sì, qua direi di tenere tutte le truppe a Segestica e non andare ancora ad Akink. Perché c'è un po' di
squallore, disordini nella regione, quindi niente, aspettiamo un attimo, risistemiamoci. E oltretutto devo anche fare una bella flotta, perché i romani, se mi contrastano la flotta, non riesco più a continuare a mandare approvvigionamenti poi dopo nella mia campagna d'Italia. Quindi dovrei fare una flotta grande, un'economia sussistente e fare un blitz alla fine. Devo fare un attacco veloce, molto veloce. Non direi di mandare tutte le truppe che ho tutti gli eserciti, anzi. Forse ne mando due e uno le lascio in madrepatria, perché potrebbero esserci degli assalti da parte di qualche alleato romano, anche se non credo che abbia alleati. Però comunque potrebbe anche farci qualche incursione, non si sa mai. Quindi un esercito teniamocelo in patria. Quindi vediamo un po'. Direi mandare l'esercito con le falangi, perché ovviamente i romani nel corpo a corpo possono farmi male. È meglio che li teniamo un po' lontani con la falange, così. I humbly ask that you at least consider a formal treaty. Strong defenses need good foundations. Siracusa per un mom al momento potrebbe essere un buon alleato. Ovviamente potrebbe andare contro le mie ambizioni. Però va bene, dai, non vedo male. Siracusa, teniamocela lì. Tentativo di sovversione, crisi alimentare. Ancora. Quindi, direi di fare dei poderi un po' dappertutto. A Segestica facciamo solo poderi. E ok, quindi possiamo muoverci. E si ritirano in valle. Sconfinamento però, vabbè. Sì, direi di continuare a fare automatizzazioni, perché ovviamente non possiamo fare battaglie piccolissime. Alla fine non c'è nemmeno troppa tattica in ciò. Catturiamo il nemico. E oltretutto, con questo esercito qui, possiamo anche tornare indietro. E intanto con quest'altro esercito, a Segestica, possiamo spostarci a, come si chiama la città? Questa qui, a, oddio. Oh, non mi ricordo il nome della città, però, boh, dichiariamo guerra. Greetings, friend. We will speak together of whatever you wish, but Però non few potete words dirmi ogni can volta warm queste cose qui prima our che mi metto lì a spaccarvi il culo. Quindi, guerra. E guerra sia. Sì, mettiamo truppe Ready for battle? qui. Ready for further orders? E lasciamo le unità qui. Il prossimo turno potranno assediare il piccolo villaggio. Quindi aspettiamo un attimo. No. Rome always remembers. Roma sembra un po' disperata. Sembra, eh? Magari, sì, magari sono anche un po' disperati in qualche modo, non lo so. Magari ci sono i Veneti che creano problemi. Non lo so. Grattacapo. Grattacapo. Ah, chiedo scusa se magari non so se l'avete notato, il frame rate del video è basso. Perché sto utilizzando. All will surely benefit if we Ah, sì. agree to open trade from this day on. Well? L'accordo commerciale però la probabilità è alta. Quindi richiedo un pagamento di 1000. Di 2000. A river of goods and coin between our lands would surely see all prosper. Ok, hanno accettato Now we have l'accordo e ci peace. hanno pure dato dei 1000 di oro. Comunque, quello che volevo dire è che purtroppo sto utilizzando dei programmi di registrazione un po' provvisori. Ultimamente ho pubblicato video appunto perché ho avuto problemi con i programmi di registrazione.
Quindi no. Oh, sono disperatissimi. E quindi my lord and his chamberlains see much advantage in the treaty. What do you say? Comunque chiedere un trattato in aggressione, noi siamo distantissimi, però direi niente oro. Allora, vabbè. Comunque, perché sto avendo problemi ultimamente con le registrazioni di video. Per questo che ultimamente sono un po' tardato. Cioè, ho fatto un po' fatica a fare video. Quindi, pazienza. Oltretutto, dovrei sistemare la questione il più presto possibile. Però, al momento, sto utilizzando un vecchio programma che utilizzavo, Fraps. Che laghicchia un po'. Quindi, vabbè. Vabbè. Ok, morti un po' di uomini, intrigo politico. Ah, oligarchi. Dovrei fare qualche... corrompere qualcuno. Sì. E oltretutto... tu sei un generale che ha troppa ambizione. Cioè, tra tutti è quello che ha più ambizione. No, il mio generale Aristide. Aristide, non so. E oltretutto sei anche abbastanza giovane. Però Clistene è molto vecchio. Aristide potrebbe anche morire tra poco. Quindi non lo so. Vediamo un po'. Andiamo a assediare il... l'insediamento. Direi continuare l'assedio. Mi chiedo perché... gli assedi adesso durano così poco. Vabbè. Intanto di... come altare religioso, qual è quello che dà più influenza ellenica? Credo quello di Zeus. Allora facciamo quello di Zeus. Tanto qui direi di fare anche qualcosa tipo... per... vediamo un po'. Forse mercato per il grano, che voglio... visto che voglio fare tanti edifici agricoli, meglio un mercato per il grano. Qua facciamo una fattoria e qua facciamo una distesa erbosa. Ok, così ci stiamo risistemando con l'economia. E anche un po' con tutto. Con tutto ciò che riguarda ovviamente il cibo. Assedio. Vediamo. Direi puntare sull'economia. Canali di irrigazione. Così finiamo l'economia 1, che dà più 3 al cibo. Molto bene. Facciamo tanto cibo, perché ci servirà per il nostro esercito. Quindi va bene. Ci stiamo risistemando bene. Ammetto che io sono un gran lambone sui Total War. Però... sta andando tutto per il meglio al momento. Ovviamente adesso arriverà il cataclisma ad Atene. Quanto ci scommetto. Tanto i Seleucidi. Chissà che cosa stanno facendo. Seleucidi, scusate. Chissà cosa stanno facendo. Non lo so. I Seleucidi non stanno troppo simpatici. Ah, mi attaccano. Hanno la balista. Ah. Questo non l'ho considerato. La balista potrebbe essere un bel problema. Vediamo di fare questa battaglia qui. Non dovrebbe essere troppo difficile. Solo che c'è sta balista. E dovete sapere una cosa. Su ROM 2, le unità di stanza, da sede in particolare, sono toste. Molto toste, le baliste in particolare. E chi vuole può spammare abbastanza velocemente. Io sono un gran spammone con le baliste. Forse l'ho già detto, forse no. Comunque lo sapete. Da adesso. E perché mi sono reso conto che le baliste, se usate bene, sono potentissime. Infatti, se vai in giro in certi server, su ROM 2, soprattutto sulle battaglie personalizzate, trovi tipo quelli che scrivono 2 vs 2, no artiglieria, oppure no catapulte, queste cose qui. Perché l'artiglieria, beh, artiglieria si parla da Napoleone, però queste unità d'assedio sono... toste, perché sparano innanzitutto tanti colpi.
al minuto. Due, sono precisissime. E io mi chiedo spesso quanto possa essere precisa unità d'assedio di 2000 anni fa. E passa anche. Diciamo 2300 anni fa. Mi chiedo quanto possa essere precisa. Però ovviamente io non sono un tuttologo e non lo so. Non ho mai sparato con una balista. Però spesso nell'immaginario comune vedi ste armi, anche basta vedere una catapulta. Tu non ti aspetti un'arma che sia precisa. Cavolo, è un pezzo di legno con un'asta. Alla fine tu lanci delle rocce, poi delle rocce non è che hanno non so nemmeno proiettili alla fine. Tanto io direi di spostare un attimo questa formazione un po' più sulla sinistra. Così riusciamo a mettere sulla destra questa unità di opliti. La cavalleria cittadina la utilizzerò per fare un'incursione e distruggere la balista. E il generale ovviamente lo lascio per ispirare le truppe. E andiamo. Ok, quindi, oltretutto, direi di mettere subito la cavalleria sulla destra del mio schieramento. Tanto guardate che bel tutto. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Stanno arrivando i rinforzi nemici. Direi di prendere subito le baliste. Anche a costo di sacrificare un po' di uomini. Perché le baliste sono sgrave. E non c'è niente da fare contro le baliste. A distanza, ovviamente il corpo a corpo no. Sono anche belle veloci, eh. Guardate come caricano velocemente. Mi fanno paura, guardate. Rallentatore, pam. Pam. Guardate che tira adesso, guardate che tira, guardate che tira. Lancia anche i proiettili esplosivi che sono delle anfore. Io mi chiedo quanto possono essere precise delle anfore. Ah, questo qua farà male, farà male, farà male. Farà male, oh mio Dio. Oh, questo qua ha fatto male, questo qua ha fatto male, tanto male. Ah. Muoviamoci. Mi hanno lasciato le baliste da sole. Poi guardate quanto sparano al minuto. Oddio, mi stanno picchiando da fare schifo. Ho paura. Enrico, ho paura. Muovetevi. Baliste, baliste, baliste. Stanno attaccando il generale. Mossa saggia, ovviamente. La farei anch'io. Via, 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 via. Incursione. Ok, sono frombolieri e voglio andare subito all'attacco brutale. Quindi mettiamo dietro le unità di arciere. E oltretutto iniziamo a piazzare la falange. No, aspettiamo un po'. Aspettiamo. Tanto abbiamo intercettato l'unità di balista. Molto bene. E ora direi che possiamo iniziare a mettere la falange. Ho messo la falange all'ultimo perché? Perché spesso l'IA fa una tattica che alla fine non capisco. Cioè, non è proprio una tattica, è proprio uno script dell'IA. Se tu hai la falange, ovviamente non ti attacca da davanti. Mossa, ovviamente, furba. Ogni persona saggia la farebbe. Solo che, ovviamente, se non è che questo script funziona se attacchi l'unità di falange. Se attacchi l'unità in modalità di falange. Quindi c'è una bella differenza. Per esempio, se questa unità non fosse nella modalità di falange macedone, ovviamente il sarebbe andato tranquillo. Però siccome è in modalità di falange, non lo fa. Spesso lo fa. Però è ROM 2. È un IA di un gioco strategico. Non possiamo aspettarci nient'altro. Tanto stiamo qui in difesa. E andiamo dietro le unità nemiche. Così le bloccheremo. Qua ci sono dei fedeli al giuramento e possono essere un grandissimo problema. Quindi direi di mettere... Oh, già, la cavalleria, me la sono... Oh, me la sono dimenticata lì, la cavalleria. Oh, mio Dio, che nabbo. No, la cavalleria. Scappa, cavalleria. Eh beh, l'ho persa.
Oddio, le nambatte io le tiro sempre fuori, Io direi di, innanzitutto di mettere la falange qua dietro. Così non lasciamo via di scampo al nemico. I cavalieri Peus... ah no, forse la falange... questa falange qui... è meglio... metterla così. Così blocchiamo... le altre unità del nemico mentre tentano di... di accerchiarci. Io intanto sto inseguendo queste unità in modo che così non ritorneranno più. Ma direi che così può bastare. Intanto raduniamo, secondo fiato. Qui. E mi sono dimenticato di fare la modalità schiaccia. Mentre la... non è andata tanto bene questa carica. Me lo credo. Però abbiamo preso i fedelissimi al giuramento, come mi piace chiamare, alle spalle. Quindi è una grande cosa. Stanno un po' vacillando. Tanto le unità di arciere, questi falangiti, sono messi a posto, quindi possiamo metterli qui. Le unità di arcieri le lasciamo qui. E ok, il generale dovrebbe morire tra poco. Direi di anche farlo spaventare un po' e ispirare queste unità. Guardate che mischia, che mischia. I nostri uomini vacillano. Ok, facciamoci così. E ok, lo mettiamoci a posto. La nostra unità di Hopliti si è ritirata. Pazienza. E il generale nemico è morto, molto bene. E ok. Ci sono gli arcieri nemici che stanno facendo un po' male. Il nemico sta puntando solo su un'unità della falange. Fa molto bene. La battaglia sta poggendo il nostro. E stanno ritirando un po' tutti. Ah, già, voi giratevi, giratevi, giratevi. Vabbè, intanto si sono ritirati, tutti sono ritirati. E abbiamo vinto, vittoria sfolgorante. Mi dispiace per quelle unità di cavalieri che sono morte così in un modo stupido. Anche un'unità di Hopliti, però per tenere ovviamente il fianco. Perché sei fedele al giuramento mi essere accerchiato. Ah, lì sarebbero botte. Tante botte. I fedeli al giuramento, come ben sapete, come ben ripeto ogni volta, sono unità con spada più potente del gioco. Almeno fino ad adesso. E possono far molto male. Tanto hanno anche un'armatura che... potentissima la loro armatura. Cioè potentissima, resistentissima. La nostra falange ha fatto male. Abbiamo perso 330 uomini e ne abbiamo uccisi 1115. Molto bene. Non c'è male, non c'è male. Ok. Tanto aspettiamo il caricamento. Ebbene, in questa puntata abbiamo conquistato due insediamenti. Uno per assedio, per fame. E l'altro per spada. Anche se non è un bel termine per spada, però va bene. Quindi abbiamo completato la conquista della Pannonia e direi che dalla prossima puntata si possono iniziare i preparativi per l'invasione dell'Italia. Catturiamo i prigionieri. E quindi sì, un accordo commerciale va bene. E quindi sta andando tutto bene. Possiamo poi dopo iniziare i preparativi per l'invasione dell'Italia. Dovrebbe essere una parte... ah, Siracusa si è ribellata. Se abbiamo preso questo insediamento qui, abbattiamo. E ok. Quindi 10.000 hanno una nuova tradizione. Direi di aggiungere... forti nella difesa. Ma facciamo... schermagliatori esperti. Mi piace i schermagliatori esterni.
Aspetta, intanto vediamo un po' qui. Ho visto Siracusa che si è ribellata. Potrebbe essere una testa di ponte, però questo esercito ribelle è bello grande. Quindi niente, niente. E per questa puntata è tutto, gente. Votate, commentate. Mi scuso per qualità video. Però capitemi. Quindi...